Non aprire il vaso di Pandora. Lo usiamo in quelle occasioni in cui non vogliamo iniziare a parlare di qualcosa in particolare, perché da lì sappiamo che potrebbe nascere un'ulteriore discussione, non sempre piacevole. Ma da dove nasce la storia e cosa c'entra la povera Pandora? A Zeus, infatti, non è andato giù che Prometeo abbia regalato agli uomini una delle risorse più importanti per la loro evoluzione, accessibile fino ad allora soltanto agli dei, il fuoco. Così, impastito da questa cosa, riunisce tutti gli dei dell'Olimpo e, grazie al loro aiuto, crea dal nulla la prima donna mortale, Pandora. Quindi ogni divinità le fa un dono. Zeus invece le regala un vaso. L'unica raccomandazione che il dio le fa è quella di non aprirlo mai, per nulla al mondo. La ragazza, appena arrivata sulla Terra, comincia a chiedersi cosa ci sia dentro e nel giro di pochissimo tempo apre il vaso, liberando tutti i mali della Terra e rendendo per sempre mortali tutti gli uomini. Ma Pandora, appena capito cosa è successo, richiude al volo il coperchio. Una storia che è stata raccontata da moltissimi artisti e, tra questi, dal preraffaellita Dante Gabriele Rossetti in una delle sue opere più belle.